Enjoy People, io sono Irene e voglio fare un video che veramente su questo canale non esiste, però l'avevo fatto, però l'ho messo in privato perché è imbarazzante. E sto parlando di preferiti del mese. Ho deciso di fare questo mese perché luglio è stato un mese bellissimo, ho passato un'esperienza bellissima e quindi volevo raccontarla in questo video. Niente, io spero che vi piaccia perché so che è un video che fanno in molti, quindi non so se vi possa piacere. E nulla, quindi quanto gesticolo, incominciamo subito. Allora, incominciamo con la canzone del mese. Questo mese ho sentito tantissimo, tanto, come ho detto nel video precedente, Ed Sheeran, Photograph, Sum 41 With Me, All I Want, dei Codaline. Come film del mese, questo mese ho visto un po' di film, compreso le serie TV, e quello preferito, e scrivimi ancora, l'ho visto con Eleonora quando sono andata a casa sua, e non capisco perché c'è gente che piange guardando quel film. Io più che altro ridevo perché è più comico che romantico, cioè la storia di questi due migliori amici che alla fine finisce come in tutte le storie d'amore, si mettono insieme, però fa più ridere che piangere, ecco. Come applicazione del mese vi faccio vedere questa qui, che è AudioTube. Cercavo tantissimo un'applicazione del genere in modo che io potessi scaricare le canzoni, ascoltarle offline e metterle in una playlist, e cercando su internet, facendo varie ricerche, l'ho trovata e quindi è diventata la mia preferita del mese. Questo mese il mio libro preferito è Fuori piove, dentro pure, basta prenderti. In questo momento non ce l'ho perché non lo trovo, penso che sia di là da qualche parte, sperduto negli scaffali o non lo so, comunque è di là ed è un libro veramente bello. Poi ho scritto anche allo scrittore, all'autore di questo libro su Facebook e lui mi ha risposto, sono troppo felice. E comunque ve lo consiglio davvero tanto. Come molti di voi sanno, sono stata in Inghilterra. Quante volte l'avrò detto nei video questa frase? Vabbè, comunque sono stata in Inghilterra e quindi ho scattato tantissime fotografie che potete trovare sul mio profilo Instagram, dove mi chiamo Irene Venturini con due i. La fotografia del mese è, non lo so, ho fatto davvero tantissime foto dell'Inghilterra, compreso cibo, strade, vie, cielo, sole, persone, davvero tantissime foto. Però credo che la mia preferita, quella più simbolica di questo mese, sia questa qua, dove siamo tutti noi dell'Inghilterra di Hull, alla prom night, che è una specie di ballo, serata di gala, ecco, davvero bellissimo. E quindi questa foto qui mi piace tanto perché ce l'ho anche qui, che è questa foto qua. Non lo so, mi piace davvero tanto. Qua ci sono io. No, qua ci sono io. E poi vabbè, non lo so, mi piace davvero tanto questa foto, la terrò per sempre perché, come ho già detto, sono state due settimane bellissime, quindi sì. Questo mese, andando in Inghilterra e comunque muovendomi, uscendo di casa, ho utilizzato tantissimo questo zaino, che è molto Tumblr, mi hanno detto. Quindi, sì, questo zaino qua mi piace davvero tanto, l'ho preso da Claire's prima di partire per l'Inghilterra e mi piace tantissimo e questo mese l'ho utilizzato davvero molto. In questo mese poi ho scoperto un negozio che purtroppo non c'è in Italia, come qualsiasi altro negozio figo, che è Primark. Primark ha tantissime cose di tutti i tipi, di tutti i generi, che costano pochissimo. E ho scoperto questo negozio e se ci fosse in Italia ci andrei tutti i giorni davvero. Infatti quando eravamo lì, tutte le volte che andavamo in centro all'Hull, io e Leonora andavamo sempre da Primark. E ho comprato tantissime cose, volevo farvi vedere in una haul però non sono sicura che vi possa piacere perché non lo so fare bene le haul. Poi a me non piacciono molto, quindi non lo so. Un'altra cosa di questo mese sono stati i capelli, che veramente li ho fatti l'altro giorno, però vabbè. Sì, non sono proprio blu come volevo. Poi io, non lo so, adesso che li ho visti di questo colore, che dategli un colore, perché io non so neanche di che colore è. Tipo verde, no, cioè a riflessi azzurro, però sembra verde da lontano, o magari dalla telecamera, non lo so. Comunque è davvero bellissimo. Vorrei farmi tutti i capelli di questo colore, però purtroppo non me ne fanno fare, quindi mi accontento dello shatush di questo colore. E infine la cosa più bella di questo mese. La cosa più bella di questo mese è stata sicuramente l'Inghilterra, il viaggio, il college, un po' meno il cibo, le gite, il pullman, la musica, gli amici, i momenti belli, i momenti tristi, i momenti super felici, i momenti di noia nelle lezioni, l'esame, che tra l'altro sono passata pure col massimo.
E quindi sì, la cosa più bella di questo mese è stata sicuramente il viaggio in Inghilterra. Nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di mettere un like e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!